cinema, televisione, cultura, arte e sport in divisa, cioè come tutte queste arti raccontano appunto le divise, le forze dell'ordine. È un premio ideato da lei che si chiama? Premio Apoxiomeno, alla 20ª edizione, un premio internazionale. Un ritorno ad Arezzo, perché noi l'anno scorso siamo stati ospiti di Fausto Casi appunto al Museo dei Mezzi di Comunicazione, portando praticamente come ospite gradita Helen Mirren, Taylor Hepford, Abel Ferrara, tre personaggi che poi nella serata di gala di Firenze hanno visto insieme a Fausto Casi consegnare appunto la statuetta d'argento, che tra l'altro è aretina perché è stata ideata da un maestro orafo aretino che è Carlo Badì. Come vengono raccontate secondo lei allora le forze dell'ordine in tutte queste arti, diciamo? Ma diciamo che ne usciamo bene, talvolta anche le critiche sono positive. In questo caso il personaggio di Leonardo Padura è l'ispettore commissario Conde, che novità assoluta. Quest'anno è stato girato il primo film che coinvolge televisivamente Banderas, che sarà il commissario Conde. Vedremo tutti in televisione in anteprima, diciamo nell'autunno di quest'anno. E in questo caso questo personaggio è un ispettore un po' malandato, ubriacone, che però riesce a risolvere i casi. Dunque, anche se l'immagine del poliziotto non è eccellente, Banderas aggiusta tutto. E allora il Museo dei Mezzi di Comunicazione non poteva, diciamo, non essere partner di questa iniziativa, anche perché appunto il mondo della comunicazione va a braccetto da sempre con quello delle forze dell'ordine. Certamente, anche perché uno dei nostri sottotitoli del museo è la comunicazione visiva, e quindi questo grande personaggio che sarà nostro ospite sarà anche valorizzato nel senso come museo, perché gli daremo l'ultimo nostro libro che abbiamo scritto sul precinema, sui giochi ottici, che sarà una cosa che penso che lui apprezzerà moltissimo, e che anche se è di poco valore, perché è un libro perlomeno, però è di grandi contenuti nel merito di quello che lui fa nella vita, e quindi valorizziamo anche questo intervento con il grande premio, che è un premio internazionale, questo Apoxiomeno, che l'Arma dei Carabinieri mette a disposizione e ha giudicato questo personaggio diciamo in a livello di poter ricevere questo premio. E noi ci prestiamo per questa cosa perché mettiamo a punto uno degli articoli previsti nello statuto del nostro Museo dei Mezzi di Comunicazione, che è gestito come associazione culturale, quindi è un aspetto culturale che viene fissato come giornata ad Arezzo e rimarrà nella nostra storia. Allora, non rimane che ricordare il quando, cioè il 9 di maggio alle 17:30, Auditorium Aldo Ducci, appunto con il museo. Il museo, esatto, il nostro Museo dei Mezzi di Comunicazione, ingresso gratuito per la cittadinanza, per cui chi anche è curioso di vedere questo personaggio, ci saranno anche giornalisti che verranno a intervistarlo, e lui sarà, credo, disponibile anche per questa cosa. Quindi faremo come ospiti una visita anche alla città, per cui sono dei punti previsti. Uno di questi è la Fraternita con l'orologio che io ho restaurato 20 anni fa, appunto, quindi siamo già anche a un ricordo di questo annuario, di questo evento. E poi dopo la visita a Piero della Francesca, ovviamente, e quindi al museo, la serata al museo.